Benvenuti ai telespettatori e alle telespettatrici di Rete 8 ad una nuova puntata dei Fatti e le Opinioni, trasmissione che si occupa dei temi di maggiore attualità e che cerca, come si dice in gergo, di essere sul pezzo. Trasmissione del direttore Carmine Perantuono, imprestata per un breve periodo a me, ma tornerà naturalmente Carmine, e visto che me l'ha prestata questa trasmissione, io ho pensato bene di parlare di donne. Beh, me ne sono subito approfittata, diciamo così, ma in realtà scherzo, perché il tema è fra quelli di attualità. Sappiamo come è stata accolta la nomina dei ministri del nuovo governo di Mario Draghi, soprattutto come è stata accolta la non nomina delle nuove ministre, visto che sono poche. Le donne in politica e in genere sono poco rappresentate, sono poco occupate nei ruoli apicali, sono anche poco elette e anche poco candidate, sono poco un po' di tutto. Non lo dico io, perché questa trasmissione non è una trasmissione che si chiederà se esiste una questione di genere, perché la questione di genere non è che esiste o non esiste, c'è, lo dicono le tabelle, lo dicono le cifre, lo dicono le percentuali, e le vedremo anche brevemente quanto siano meno rappresentate degli uomini, diciamo così, le donne nelle posizioni apicali. Pensiamo alle presidenze, alle regioni, alla presidenza delle regioni, alle consigliere regionali, alle sindache. Questo accade in Italia e questo accade, ahimè, soprattutto anche e molto in Abruzzo. Allora, non è che la questione esiste o non esiste, la questione c'è. Cerchiamo di capire non solo come mai, ma come mai esiste proprio in quella parte della politica che invece fa della uguaglianza, della parità, della giustizia il proprio leitmotiv, diciamo così, quindi la sinistra e il centrosinistra, e in particolare il Partito Democratico, perché poi, se parliamo di Italia e di elezioni anche e di governi, si parla naturalmente del Partito Democratico. Insomma, le donne non ci sono laddove non ci aspetteremmo di non trovarle ancora, ma mentre sono molto più presenti in quei ruoli in un altro fronte politico, dove magari ci saremmo aspettati, o forse sbagliando si sarebbe così pensato di trovarne di meno. E allora, di tutto questo e di questo programma che ho intitolato Politica 2. Genere femminile, declinazione maschile. Ecco, ve l'ho riassunto brevemente. Con chi ne parlerò? Con donne, naturalmente, che hanno frequentato o frequentano la politica, che frequentano la politica del centrosinistra, del PD e non solo, e che naturalmente hanno titolo per essere qui. Allora, le voglio presentare, poi una presentazione aggiuntiva, diciamo così, la lascerò fare a loro stesse, perché loro stesse provino a declinare appunto la loro presenza qui, e così coniugata con il tema della trasmissione. Intanto, alla mia destra, loro le vedete mascherate perché sono un po' più vicine, io sono a una bella distanza da loro, quindi mi permetto di essere senza mascherina. E, dicevo, alla mia destra c'è Marinella Sclocco, consigliera comunale del Partito Democratico, psicoterapeuta, quindi anche professionista, e che abbiamo insomma più volte incontrato e conosciuto anche come giornalisti nella sua storia politica, anche che ha riguardato il comune di Pescara molto da vicino. Poi Francesca Buttari, vice segretaria provinciale del Partito Democratico Democratico Pescara, ex vice sindaco ed ex assessore comunale di Francavilla al Mare. In collegamento con noi l'onorevole Stefania Pezzopane, deputata del Partito Democratico, benvenuta Stefania. Grazie. E poi Francesca Carnoso, avvocato, esperta di relazioni con l'industria e anche con esperienza sindacale molto marcata. Insomma, mi pare
sia il parterre giusto, come dire. Però a questa presentazione, che è un po' così asettica, no? E va per titoli, che cosa possiamo aggiungere? Allora, rifacciamo il giro così come lo abbiamo fatto. Marinella Sclocco. Sì, grazie. Intanto saluto le mie amiche, perché insomma qui siamo tutte amiche, ci conosciamo anche da tanti anni, devo dire. Intanto non sono del Partito Democratico. Così. Ho detto e non solo, ho detto e non solo. Però... non sono del Partito Democratico, sono stata nel Partito Democratico, anzi sono stata una delle di coloro che ha, come dire, ha contribuito alla nascita di questo partito, poi, come dire, ad un certo punto non ho più trovato intorno a me un motivo, diciamo, non mi sentivo più a casa, come dire, per cui ho scelto un'altra strada. Oggi rimango di centrosinistra, non ho ancora una casa, rimango però profondamente del centrosinistra, pronta ad impegnarmi qualora si dovesse appunto sentire di nuovo dovessi ancora sentire di nuovo, capire che c'è una comunità che si muove insieme per quelli che sono stati gli ideali che hanno mosso i miei primi passi in politica. Oggi in questo momento c'è molta confusione, non vedo ancora una comunità, non sento ancora un senso di appartenenza in nessuno dei partiti di centrosinistra, ma questo non significa che non ci sarà, no? Non ci sarà più. Mai dire mai, io permettimi di aggiungere, ricordo, visto che questo mestiere lo faccio ahimè da un bel po' di anni, una giovanissima Marinella Sclocco, consigliera di quartiere, allora esistevano i quartieri, Villa del Fuoco, giù di lì, sì, un'intervista, bravo. Forse la prima intervista appunto a Villa del Fuoco a Pescara, questa poco più che ragazzina, con questi grandi occhi blu, insomma, me la ricordo, per dire, è una che in politica c'è stata a lungo, e questo sarà uno dei temi prossimi che tratteremo, il fatto di non trovare più casa nella sua casa. Mm-hmm. Un po' preoccupa, ecco. Sì. Ma ti fermo. Okay. Andiamo a Francesca Buttari, autopresentazione. Un saluto anch'io a tutti. Con ultime voi. Vicende escluse o incluse, no, come vuoi tu. Escluse, tanto insomma, ex, poi ma avremo modo di tornarci brevemente nel dibattito. Faccio anch'io due specifiche, se no mi menano, perché sono della provincia di Chieti, vice segretario provinciale, così. Faccio parte appunto del Partito Democratico, nella vita mi occupo di finanziamenti europei, sono un'esperta in fondi strutturali, Fondo per lo Sviluppo e Coesione, ho iniziato adesso a occuparmi anche di recovery, quindi diciamo che la mia attività professionale in questi 10 anni, perché poi la mia vita politica è molto più giovane di quella di Marinella e di Stefania Pezzopane, perché quest'anno compio 10 anni di attività politica, e sono stata a lungo invece un pezzo importante dell'associazionismo francavillese, ho militato moltissimo nel gruppo scout della mia città, e poi da lì è partita sostanzialmente la mia attività politica cittadina. Sono stata candidata alle ultime regionali nel Partito Democratico, insieme anche a Marinella e a Giovanni Legnini, e anche insomma senza un ruolo così amministrativo, da mercoledì, quindi dal giorno dopo della revoca da assessore comunale, il mio impegno vice sindaco per 4 anni, prima Francavilla, vice, sì, poi assessore, e adesso esatto, un attimo, comunque di stop. Continua il mio impegno nella comunità francavillese. Bene, sì, ho detto provincia di Pescara, ma ovviamente intendevo provincia di Chieti, faccio ammenda. Stefania Pezzopane, forse non ne ha tanto bisogno di presentazioni, però noi gliela facciamo fare lo stesso, perché poi non c'è solo il modo in cui gli altri ti vedono e ti ascoltano, ma c'è anche il modo in cui noi raccontiamo noi stessi o noi stesse. Grazie Marina, saluto tutte e naturalmente chi ci sta ascoltando. Io ho iniziato a far politica da ragazzina, affascinata dal cambiamento, il mio bisogno continuo di cambiamento. E da liceale ho fondato con altre studentesse
un gruppo di sole donne che si chiamava La Mimosa, e andavamo in giro per l'Abruzzo e anche oltre a cantare canzoni di lotta, le canzoni delle mondine, le canzoni delle donne della Resistenza, e poi cominciamo a cantare le canzoni di Fiorella Mannoia, tutto ciò che esprimeva una passione femminile, una sofferenza femminile e un disagio. Non immaginavo minimamente che da lì sarei poi passando per tante... per tanti passaggi arrivata a svolgere una funzione così importante come quella della parlamentare. Però mi piace ricordare da dove vengo, perché ero femminista e rimango femminista, e credo che ci sia un modo profondo di vivere il femminismo, e che non è un femminismo di maniera, ma che è un impegno quotidiano a cambiare la vita di noi stesse innanzitutto, e insieme la vita delle altre donne. Ora, Marina, tu all'inizio dicevi che le donne in politica fanno fatica e sono poche. Purtroppo è molto vero, e citavi il numero delle presidenti di regioni, il numero delle sindache, anche il numero delle parlamentari è un numero scadente, e siamo arrivati a numeri dignitosi ma ancora scadenti solo perché alcuni partiti, tra cui il PD, mettono l'alternanza di genere nelle liste, e adesso diventata tra l'altro norma. Però le donne che dopo la pandemia hanno perso il lavoro sono invece numeri impressionanti. Le donne che subiscono le violenze sono numeri impressionanti. Le donne che, pur in presenza di una legge che stabilisce la parità salariale e prendono invece stipendi e compensi inferiori ai colleghi maschi, sono numeri strabilianti. Sì. E quindi questo conferma che c'è una disparità, un mancato riconoscimento della differenza delle donne, che fa di questa società e di queste nostre comunità società e comunità profondamente ingiuste. Stefania, quindi... ti fermo un attimo perché stai entrando già nel vivo della discussione, invece io devo l'ultima delle nostre presentazioni in ordine, così come l'abbiamo certo. fatta all'inizio, a Francesca Carnoso, e poi riprendiamo proprio da questo punto. Prego Francesca. Sì, grazie Marina, un saluto anche a voi che siete in studio, Marinella e Francesca, a Stefania che è collegata, e anche a chi ci ascolta da casa. Intanto grazie per l'invito, perché ecco, una trasmissione con una così ampia presenza femminile è sicuramente un elemento di merito, e di questo te ne faccio appunto riconoscimento, Marina. Io sono un avvocato, sono abruzzese di Pescara, anzi originaria di Moscufo, e mi sono formata come costituzionalista, ho lavorato molto alla riforma del titolo V quando ero un po' più piccola, e poi nel mio percorso successivo ho avuto un'esperienza sindacale, specializzandomi in relazioni industriali e diritto del lavoro. Su questo, insomma, raccolgo sicuramente gli spunti che la Stefania Pezzopane ha poc'anzi declinato. Ho sempre militato e partecipato con passione in partiti, in organizzazioni il cui minimo comune denominatore era quello dell'appartenenza alla sinistra. Io dico di essere fieramente una donna di sinistra, perché questo essere di sinistra, secondo me, racchiude una speranza, una volontà di lavorare per un avanzamento collettivo delle condizioni e per una volontà di guardare il mondo, insomma, con gli occhi di chi sta peggio, e con una volontà anche di tensione per una riduzione delle diseguaglianze. Certo, oggi sicuramente la sinistra, soprattutto come dicevi in introduzione, ma poi ne parleremo, vive una condizione di grande crisi, sia al suo interno che nei rapporti con la rappresentanza. Però penso che, ecco,
tra l'altro avvicinandoci anche alla ricorrenza dell'8 marzo, penso che riflettere di questa condizione, che non è una condizione di genere, ma è come si esercita anche la rappresentanza e la presenza nei luoghi della politica, sia assolutamente un momento positivo per la discussione. Benissimo, grazie anche a Francesca Carnoso. Allora, fra pochi istanti andiamo nella nostra prima fascia pubblicitaria, ma riprendo intanto da quello che diceva Stefania Pezzopane, perché mi ha suggerito. Allora, intanto abbiamo già marcato la differenza, ci diamo tutte del tu e buonanotte alla televisione. Siamo fatte così. Siamo libere. Ma cosa Stefania Pezzopane diceva: da ragazzina andavo in piazza, cantavo le canzoni delle mondine, insomma, tutto quel percorso, anche se vogliamo, negli stilemi della ragazzina, ragazza e donna di sinistra, c'è. Quindi, voglio dire, il percorso arriva da lontano, c'è una storia, c'è una presa di coscienza graduale nel tempo. E quindi, se questo tipo di persone che hanno una così lunga storia alle spalle, in qualche modo, non è il caso certo di Stefania Pezzopane, che non è stata fermata da nessuno ed è arrivata dov'è, però anche immagino lei, come tante altre, poi visti i numeri, devono fare delle battaglie. Se nonostante questo background così importante e pesante non si riesce a scardinare e a, non dico invertire quei numeri, ma almeno a renderli più equilibrati, parliamo di 18 presidenti di regione, su 18 presidenti di regione, due donne, tra l'altro una poi, Iole Santelli, non c'è più, quindi insomma la disparità è gigantesca. E non solo, ma addirittura manca la presenza della sinistra o del centrosinistra fra quell'unica presidente donna che è rimasta, che è espressione leghista. Dunque, se neanche persone che hanno un percorso così importante alle spalle riescono poi a sovvertire tutto ciò, perché? Dov'è il guasto? È nel fatto che non ci si creda a noi come donne, che non ci credono gli altri, siamo le prime a non crederci, sono gli uomini i primi a non crederci, sono le persone che ci votano, non ci candidiamo abbastanza, non veniamo candidate abbastanza, mi permetto di fare la politica che non sono e non sarò mai, ma insomma voglio fare un po' anche l'avvocato del diavolo, se possibile, perché questa è facoltà del mio mestiere. Da questo punto ricominciamo e rifacciamo un giro, fermo restando che però fra due minuti chiunque decida di parlare per prima sarà interrotta. Che giro vogliamo fare? Ricominciamo da Marinella. Ok, in due minuti per me è difficilissimo, allora diciamo... Ma possiamo riprendere dopo la pubblicità, non vi caccio. Ok, diciamo, io in realtà posso dire quella che è stata la mia esperienza e un po' quello che ho visto. Anch'io sono stata la prima volta che sono stata candidata avevo 20 anni, più o meno. Ecco, io non dico mai l'età, per cui non sarò precisa con i numeri, ma sono certamente precisa nel dire che sono stata... candidata eletta 6 volte consecutive, quindi sono 23 anni di militanza sempre dalla stessa parte, okay. Con anche un grande consenso, credo, tanto che sono riuscita a rompere dei muri, no, di cristallo, sono stata la prima donna ad essere eletta in provincia di Pescara tantissimi anni fa, l'unica donna in consiglio regionale, per due volte l'unica donna eletta, non nominata, certo, per le quote o perché candidata Cristina. Presidente e listino, allora c'era l'unica volta per due volte, no? Quindi anche con un grande consenso, quindi sicuramente non si nega la candidatura nei partiti, è complicato essere elette, ma anche poi quando sei eletta succedono delle cose, ecco. E quello che è successo a me, diciamo, è una duplice cosa, no? Penso di ritrovare le cause in due motivi. Uno è che è complicato, che fino a quando non occupi posti di potere, sei quella brava da far andare avanti. Insomma, un consigliere di quartiere non dà fastidio, un consigliere provinciale non dà fastidio, forse neanche un consigliere comunale. Te ne puoi anche vantare. Esatto, no? Cioè, abbiamo questa donna, siamo un partito di sinistra e facciamo andare avanti le donne, siamo orgogliosi, come brava
anche una laurea, una specializzazione, a un mestiere, no? Poi però quando cominci, insomma, ad essere eletta in contesti dove ci sono, insomma, poteri diversi, non parlo di poteri chissà quali poteri, di poteri di scelta, di poteri di responsabilità, ecco, quando allora arrivi a quel punto cambia. Io ti interrompo, okay. Perché lì cambia, insomma, come vai, come ti allarghi un po', per così dire, prendi il loro posto, in parole un po', prendi, ecco, il loro appunto, posto, sconfini dai quelli che erano i limiti immaginati, ma per non è te. Solo questo, no, certo che non è solo questo, ma ne riparliamo fra poco. Eccoci tornate in studio, Marinella Scrocco, concludiamo il pensiero, io avevo fatto la domanda delle domande, riassunta in è colpa delle donne, perché le donne non sono in politica, è colpa degli uomini che non ce le mettono, è colpa delle donne che non si sanno prendere il posto che spetta loro? Chissà. Appunto dicevo che nella mia storia, poi appunto quando ho cominciato ad avere posti, a ricoprire posti perché eletta, perché eletta, posti che però, diciamo, dove si esercitava un potere importante, quindi non parlo del consiglio di quartiere o di provinciale o comunale, dove certo. In realtà non ci sono grandi poteri, un consigliere regionale comincia ad avere poteri interessanti, così come un assessore regionale, parlo di poteri decisionali, non parlo di altri poteri, ma già il potere decisionale è un potere importante, certo. No? E allora lì comincia a dare fastidio, perché nella cultura, nella nostra cultura, quei posti sono posti per gli uomini, sono posti degli uomini, che solo gli uomini possono esercitare. E questo pensiero lo è di tutti, non è solo di chi vive il mondo della politica, ma è di tutti, perché poi le donne non votano le donne e gli uomini non votano le donne, perché probabilmente c'è una cultura che ci fa pensare che le donne non sono per i posti di potere, non sono per essere è difficile che, insomma, una donna riesca ad essere ministra, o comunque anche se non c'è questo pensiero, però è più, tra virgolette, normale e naturale votare un uomo, che forse è più, non lo so, nell'immaginario collettivo, comunque diciamo che i posti importanti della politica sono per gli uomini, quindi non è una colpa delle donne, è una colpa di tutti. No, in però modo. Io c'è fra una cultura, un po' poi c'è una storia. Continuerò una provocazione, perché questa colpa è molto più a sinistra, perché poi, ecco, parlando di ministre, insomma, sì. Vediamo quanto invece si faccia dall'altra parte, ma anche negli altri numeri, presidenti di regione, ma c'è abbastanza un problema all'interno della sinistra, quindi il problema è il problema. Stefania Pezzopane, come la vede lei? E perché, se è vero quello che dico, ma penso di essere confortata dai numeri, diciamo così, le donne paradossalmente oggi nel centrodestra occupano più posti apicali, non dico di potere, perché poi gli assessorati sono quelli che sono, i ministeri sono quelli che sono, i portafogli con e senza sono quelli che sono, spesso le donne vengono chiamate ad occuparsi di affari sociali, di istruzione, insomma siamo ancora alla Montessori maniera, però magari, anzi forse, però raramente sono magari esperte di economia o di bilancio, anche se qualche esponente, per esempio, come il Ministero dell'Interno c'è, però insomma è un po' il cliché, si ripete, è uno stereotipo o è supportato da reali cause? Io credo di poter dire che la sinistra è stata ed è storicamente l'area politica dove di più le donne si sono affermate. È stata anche l'area politica da cui è scaturita, anche sul supporto del movimento delle donne, la battaglia per diritti fondamentali delle donne, e le prime figure importanti del paese, penso a Nilde Iotti, la prima presidente della Camera, considero a più ampio giro l'area del centrosinistra, la Democrazia Cristiana, che sceglie la prima ministra e anche la prima e unica presidente di regione in Abruzzo. Cioè, trascorrendo però il tempo, è come se ci sia stata una battuta d'arresto, cioè
si vive di rendita, ecco, si vive di rendita, la rendita non esiste, bisogna sempre rilanciare. Allora, perché prima ricordavo da dove vengo? Perché io non mi dimentico da dove vengo e nel mio percorso politico ho sempre cercato di non dimenticare da dove vengo, cioè da un impegno specifico verso le donne e con le donne. E soffro enormemente quando accadono episodi come quello che è accaduto a Francesca, a cui do tutta la mia solidarietà e tutto il mio abbraccio, o altre vicende che sono accadute. Tre ministri uomini del PD, si apre una lacerazione, ma è evidente, proprio perché non te lo aspetti da un partito e da un'area politica che sempre invece ha in qualche modo fatto una scelta. Perché accade? Per tanti motivi. Intanto perché noi continuiamo a vivere in una comunità e in una società fortemente patriarcale. Ha ragione Marina, hanno ragione le altre che mi hanno preceduto, ha ragione Marinella quando dice che quando si discute e si discute di chi deve fare il sindaco, e intanto fa i nomi di uomini, poi ci arrivi a una donna. E quando devi discutere chi fa il segretario regionale, sono gli uomini che si scontrano. E che al massimo candidano una donna, ma sono loro. Il dibattito è così. Io ho dovuto combattere per tutte le cose che mi sono conquistata nella vita, cariche elettive, la gran parte delle cariche finché sono riuscite sono rimaste con le preferenze, ma lavorando il triplo degli uomini e a parità, come dire, e quando si dovevano scegliere le persone si andava per lo più verso gli uomini, bisognava combattere anche con le altre donne per far capire, guardate che c'è una donna, ci sono donne che sono più brave. Questo è un retaggio del patriarcato, di una società in cui gli uomini scelgono le donne e ancora adesso gli uomini continuano a voler scegliere se stessi e quando capita una donna. Quindi bisogna fare una grande politica, un grande rivolgimento di atteggiamenti, e bisogna ribellarsi quando accadono, non bisogna tacere ed acconsentire, ma bisogna ribellarsi creando reti di donne solide che abbiano la capacità anche di aiutare determinati processi. Poi c'è un tema anche di politiche, non a caso citavo prima. Scusami, questione... Stefania, questa è la cartina che diciamo rappresenta la presenza delle donne nelle giunte, nei consigli regionali, nelle amministrazioni, laddove l'Emilia Romagna ha il blu scuro e tutto quello che tende al verde chiaro, sud, ecco, siamo, c'è anche la Provenza, evidentemente, per spiegare la cartina, prego, vai avanti. No, appunto, quella cartina emblematica. Ora io penso che in Abruzzo ci siano tantissime donne di grandissima qualità che potrebbero tranquillamente stare in ruoli apicali di direzione politica. Non ci stanno perché non riescono ad arrivarci, perché molte cariche sono incontendibili e perché quando arrivi, lo diceva Marinella, a un determinato livello si cerca di fermarsi. Anche a me ci hanno provato, qualche volta ci sono anche riusciti. Ho dovuto faticare il triplo, il quadruplo. Non è giusto che le donne siano sottoposte a un tale, come dire, a dover ingaggiare una tale forza, una tale energia per fare quello che sarebbe normalissimo poter fare. In Europa le cariche più importanti le hanno le donne. Ursula von der Leyen, certo, è una donna e lo è a tutti gli effetti, e potrei fare da lei in giù, in senso di gerarchie di potere, in Italia
sembra che ci siamo bloccati. Posso fare un'altra provocazione? Vorrei coinvolgere anche Francesca Carnoso, perché così come nella politica, anche nel mondo sindacale si ha quella sensazione che per far arrivare una donna, eppure arriva nel sindacato, perché arrivano anche più lontano, insomma, nel sindacato, però la frase che ricorre di più è Lady di ferro, donna di ferro, cioè si comporta come un uomo, solo così si arriva. Bisogna comportarsi o mostrare gli attributi, avere, non mi fate dire la parola. Allora quella è la donna che arriva, la tipologia di donna che arriva, quella che è più vicina al maschio. Ma io sono contraria a questa mascolinizzazione della donna per l'accesso a ruoli di potere, perché di questo che parliamo, quando parliamo di empowerment, per dirlo in italiano, il potenziamento del ruolo della donna nei posti di potere. E nella politica, ma anche nel sindacato, cioè, la discussione, e parlo della sinistra anche in modo un po' provocatorio, visto che qui siamo tutte nella stessa casa per quanto alle interlocutrici, non si può fare una discussione tra chi non concede i diritti o chi non fa abbastanza per ottenerli, come nella questione della nomina delle ministre e poi delle sottosegretarie, perché la storia ci insegna che non ci sono conquiste del femminismo che si raggiungono senza che venga ingaggiato un conflitto. E quello che io vedo oggi a sinistra, e non voglio essere eccessivamente tranchant, ma quello che il panorama più recente ci ha rassegnato effettivamente è molto triste, non è femminismo, ma è più che altro una pretesa elitaria di privilegi che vengono elargiti dagli uomini in cambio di briciole di equità. Nascondersi dietro la questione delle quote, svincolando quello che è il valore del merito e delle competenze, poi ci porta alla nomina di una sottosegretaria come la Borgonzoni o come la sottosegretaria alla difesa che invoca i forni crematori per i Rom, eppure rientra in questa logica di quote di genere. Ecco, io faccio un esempio per quanto riguarda le donne, il ruolo delle donne in politica. Io penso ad Elly Schlein, che è una giovane donna di sinistra, che ha respinto, ed è quello che bisognerebbe fare, respingere il ruolo ancillare della donna nella politica, perché bisogna anche avere un po' di onestà intellettuale nell'affrontare la questione, perché non è soltanto un ruolo a cui l'emisfero maschile sbarra le porte, c'è anche una questione di genere interna, di come si declina l'esercizio del potere tra donne. Perché spesso i meccanismi misogini o di ferocia nei confronti dell'ascesa di una donna al potere vengono molto spesso proprio ingaggiati da donne stesse, e questo nella politica così come nel sindacato. E quello che stride di più, lo dicevi molto chiaramente nella tua introduzione, è proprio la distonia tra quello che è un mondo della destra, e dove la presenza delle donne è anche a capo di correnti, chiamiamole così, visto che siamo in tema, anche visto le ultime vicende del PD, è molto marcata, e invece a sinistra, che è, come ha detto giustamente l'onorevole Pezzopane, che è la culla del movimento femminista, la culla dove si sono coltivate le più grandi battaglie contro le discriminazioni, che fa del pensiero che abbatte queste diseguaglianze la propria stella polare, lì le donne invece o sono sotto il badante maschio, in questo senso faccio riferimento ad esempio alla corrente Ascanio Orfini, oppure sono completamente azzerate anche con metodi abbastanza, diciamo, poco etici. In questo io mi sento di esprimere una grandissima solidarietà a Francesca per la vicenda. Grazie. Che ultimamente, insomma, qualche giorno fa ho letto. Ma non siamo anche noi, anzi coinvolgo proprio Francesca, buttare, non siamo anche noi delle volte che, come dire, pensiamo male, perché immaginiamo tutte le donne espressione
del centrodestra, quello di Berlusconi, no? Quindi non è paradossale oggi che la difesa delle donne in politica, cioè la difesa della presenza delle donne in politica, sia affidata a quell'espressione lì che è stata accusata dalla sinistra di strumentalizzare le donne, di considerare in un certo modo, eppure loro sono lì come memento a dire ok, la femminilità non fa pugni con l'essere in politica, certo, della donna, ma questo molte lo sanno, qualcuno lo ha dimenticato, no, ovviamente. Però non è un po' appunto questo anche il paradosso, cioè che la difesa della presenza della donna sia affidata ad un'altra parte politica che non è il centro-sinistra? Questo assolutamente, nel senso che secondo me nell'area politica di centrosinistra e secondo me anche nel Partito Democratico, forse soprattutto nel Partito Democratico, c'è un grandissimo cortocircuito, nel senso che quello che diceva Stefania, le do del tu perché mi conosce da quando sono nata, quindi le do del tu, è vero, cioè nel senso che nella storia del Partito Democratico c'è una grandissima battaglia per le donne che non è riuscita a trovare il suo punto di caduta nell'esprimere leader donne, quindi questo è il grande cortocircuito. E il punto è esattamente questo, e la mia vicenda personale è abbastanza esemplificativa. Io nasco come assessore tecnico, poi divento, insomma, decido di candidarmi. Sono la prima degli eletti di tutto il Consiglio Comunale, quindi non solo della mia area politica, e divento la prima vice sindaca di Francavilla nella storia della mia città e credo anche più o meno una delle pochissime nella storia dei comuni superiori a 20.000 abitanti della regione Abruzzo. E il punto è che finché siamo funzionali alla squadra, quindi lavoriamo per la squadra, sì, ci abneghiamo per la squadra, va bene, quindi troviamo uno spazio. Nel momento in cui decidiamo di esercitare la leadership o quantomeno cerchiamo dei luoghi in cui questa leadership possa essere discussa, finisce, insomma, inizia un sotterraneo ostruzionismo. Quindi io credo che il punto della questione femminile nel centro-sinistra sia questo, perché non riusciamo a sfondare questo tetto di cristallo che accade in tutti i luoghi scalabili, quindi nella finanza, nell'università, nella ricerca, ma accade di più in politica, perché in politica c'è un legame meno forte fra merito e successo, perché spesso in politica non c'è questo rapporto e quindi noi donne siamo più penalizzate. Volevo tornare solo sulla femminilizzazione perché ci credo parecchio a quello che ha detto l'avvocato, perché io credo che il problema lo debbano risolvere principalmente le donne, innanzitutto non vedendo luoghi come per esempio le conferenze democratiche come luoghi che ci vengono concessi, no? Quindi, ma in realtà luoghi in cui noi possiamo coltivare la leadership femminile, ma credo imponendo uno stile femminile nella politica, se no saremo viste sempre come dei porri, cioè questo è il punto, nel senso che noi dobbiamo fare innanzitutto più gruppo fra di noi e devo dire che le donne, alcune donne dovrebbero quantomeno iniziare a evitare di fare sponda agli uomini che in un certo modo boicottano la leadership femminile. Quindi io credo che un po' la questione del ragionamento sia questo. L'altro aspetto, e mi taccio, è il rapporto con il potere, cioè noi siamo educate per la donna educata insegnandogli che il potere non è una cosa bella, il potere è una cosa bella anche per le donne, dobbiamo invece avere un atteggiamento diverso, nel senso che noi dobbiamo portare il nostro genere nel potere, le nostre caratteristiche che sono la capacità di mettersi a servizio della comunità, l'abnegazione, la resilienza, che sono caratteristiche tipiche delle donne, ma che noi dobbiamo usare anche per noi stesse,
per noi stesse e per le altre donne, non allora, solo per gli altri e per gli uomini. Io faccio concludere questa parte a Stefania Pezzopane, perché ha da assentarsi per un altro meeting che scatta una certa ora in punto, cioè fra pochissimo, e quindi a Stefania Pezzopane chiedo quanto è colpa nostra anche nel... Sa come si dice? Ah, quella è arrivata lì, chissà. Ecco, lo diciamo anche noi, lo diciamo anche noi donne, lo diciamo, o comunque lo dicono, non lo so. Però c'è sempre il retropensiero che se una donna arriva ad un punto apicale, è perché l'amica di, è perché ha fatto... Ecco, quanto è colpa nostra anche? Poi questo spiegherebbe anche perché non votiamo le donne, perché è come se non ci fosse fiducia nella capacità pulita della donna di fare, realizzare qualcosa, ma se è come se ci aspettassimo tutte che per arrivare da qualche parte deve avere necessariamente una stampella di tipo maschile. Che purtroppo la cultura patriarcale, ovvero una cultura radicata profondamente, attraversa donne e uomini, e per molte donne essere scelte dagli uomini è un fatto naturale. E per gli uomini è un fatto di estrema comodità poter pensare che una donna ce l'abbia fatta grazie al fatto che lui ha concesso. È per questo che hanno ragione le donne che mi hanno preceduta, che bisogna scardinare dei meccanismi e, quando si ha un ruolo, cercare di esercitarlo senza scopiazzare gli uomini. Io questo mio non scopiazzare e essere me stessa l'ho pagato molto, perché se è vero che sono arrivata a risultati davvero importanti, è vero anche che quando potevo fare un salto in più c'era un altro uomo prima di me. Magari i sondaggi dicevano che ero io quella che in quel momento era la più popolare, ma l'opinione riteneva che in quel momento quel ruolo dovesse essere ricoperto da un uomo, perché un uomo era meglio di una donna in quel momento. Quindi io credo che anche come donne dobbiamo profondamente rivedere certi modelli e certi meccanismi, e anche chiedere aiuto e fare una rete con i mezzi di informazione e con voi, Marina, con donne e uomini che sono nel mondo dell'informazione, perché voi potete fare tanto. Ecco, qui siamo tutte donne ed è bellissimo, ma quante volte a parlare di politica, di sindacato, di qualsiasi argomento di grande valore, i parterre sono tutti uomini. Ecco, anche lì una piccola rivoluzione: bisogna chiamare quattro sindacati, quattro partiti, quattro organizzazioni, proviamo a chiamare donne e uomini e proviamo a vedere se anche una leadership femminile si afferma con il consenso. E i mezzi di informazione sono importantissimi per far capire che hai una forza, che hai un'energia, che hai delle idee nella testa per cambiare il mondo. Quindi anche con voi si può costruire. Ecco, io intanto ti ringrazio, ringrazio Rete 8 per questa occasione, perché non sempre le donne riescono a parlare. Guardiamo certi talk o certe trasmissioni importanti, quelle no, della prima serata dove si parla della politica. Quante donne vengono invitate? E quando vengono invitate? Vengono invitate perché hanno una personalità o perché ce l'ha mandate qualcuna? Quindi è qualcuno. Quindi anche su questo la comunicazione, l'informazione possono essere un fattore di grande trasformazione, di grande cambiamento di opinione anche nei confronti delle donne. Abbattere i muri, rompere il cristallo che sta sopra di noi e soprattutto creare vere relazioni tra donne, non le comari che si incontrano, ma donne determinate che spingono sulla leadership femminile. Questa è una cosa molto importante e sarebbe un grande fattore rivoluzionario, di una rivoluzione pacifica ma concreta. E certo, a patto secondo me che poi questa cosa diventi naturale, perché a me il concetto di riserva indiana non mi
piace, non mi piace neanche che siamo qui a parlare di donne e siamo 5 donne o quante siamo, paradossalmente, no? Dico, è come la questione delle quote, ok, sono state necessarie, forse lo sono ancora, forse lo saranno che per chissà quanto tempo, ma come se fossero uno strumento, un mezzo per superare quel momento, no? Come se fossero uno scalino messo in terra perché c'è un ostacolo un po' più grande, mi aiuto un attimo, una volta che ho imparato a saltare da solo, via lo scalino, non mi servono più le quote, non mi serve più la riserva, non serve parlare che a parlare di donne in politica siano 5 donne o 4 donne e così via, insomma. Vabbè, questo adesso era un pensiero sognante, mi rendo conto, però voglio ringraziare, anche quasi utopistico, ma voglio ringraziare intanto l'onorevole Stefania Pezzopane, perché noi ritorneremo nella prossima tranche, mentre Stefania Pezzopane ha un altro impegno precedentemente preso, e quindi intanto la ringrazio per la sua presenza. Grazie. Ciao, Steffi. Ciao. Ciao. E noi ci vediamo fra poco. E ancora voglio supportare questo discorso con i numeri, perché dicevo, non è una questioncina così, è proprio testimoniata. In Abruzzo ci sono 33 sindache su un totale di 311 comuni dati al 2017, vale a dire che l'11% dei comuni abruzzesi è amministrato da una donna. Comuni piccoli o medio piccoli, perché se poi andiamo nei comuni più grandi, ovviamente no. Certo, ci sono comuni anche di medio peso, come per esempio Sulmona, come San Salvo, ma sono donne del centrodestra. Questo è il problema anche per voi, insomma, nell'ambito di questo discorso. Quindi lì dove magari arriva una donna e siede sulla sedia del sindaco o della sindaca, che dir si voglia, spesso, volentieri non so, è un'espressione del centrodestra. Su questo come c'è uno sbaglio anche nel centrosinistra da parte, io voglio sempre fare l'avvocato del diavolo, non solo degli uomini, o no? O proprio è colpa tutta degli uomini? Marinella, no, scopre. No, io l'ho detto all'inizio nel mio primo intervento, è una questione culturale. Uomini e donne fanno parte di questa Italia, del nostro Abruzzo, di quello che si respira. Non può essere sempre donna, è colpa delle donne, non può essere sempre colpa degli uomini, è una, diciamo, una colpa congiunta, è una responsabilità che dobbiamo prenderci tutti quanti noi insieme. Certamente, come dicevo anche prima, in un piccolo comune hai più difficoltà che altro, per cui non dai fastidio, anzi risolvi più che altro tanti problemi. È come quando mi candidavano al quartiere, il mio quartiere è fatto da 12.000 abitanti, nessuna di queste donne è sindaco in un comune di 12.000 abitanti, cioè è più grande il mio quartiere, sì. Quindi lì io non davo fastidio, no? In qualche modo, perché decidi poco, hai poco potere, perché io sono d'accordo con quello che diceva Francesca rispetto al potere, il potere di amministrare, amministrativo, decisionare, è un potere che può essere delle donne, che deve essere anche delle donne, ma non è concepito, questo concetto non passa. Ma è opinione comune che candidando una donna si perda a sinistra? No, diciamo che ti riferisci alla mia candidatura a sindaco, ecco. No, non è così, in realtà abbiamo fatto un grandissimo risultato, in un momento, dunque, quello che è successo a Pescara è un comune grande, Pescara non aveva mai, il centrosinistra non aveva mai candidato una donna come sindaco, quindi anche questo, diciamo, è stato un momento importante, no? Neanche il centrodestra, però, se non sbaglio, diciamo che le donne sindaco non erano state candidate mai né dal centrodestra né dal centrosinistra, solo i 5 Stelle avevano candidato 5 anni fa una donna, però prima di quest'anno, di 2 anni fa, non era mai successo nel centrosinistra. La mia candidatura, come diceva prima Stefania, è arrivata dopo una serie di liti
all'interno del centrosinistra, perché gli uomini litigavano per la propria candidatura. A un certo punto, come dire, non si riusciva a trovare la quadra, e la quadra l'hanno trovata su una donna. Quindi io sono stata, come dire, felice di questo riconoscimento in qualche modo, perché in qualche modo il mio nome metteva d'accordo un po' tutti. Sfido però, adesso la voglio lanciare così per essere concrete, sfido però a pensare questa cosa, cioè se il centrosinistra in quel momento fosse andato a gonfie vele, in quel momento il centrosinistra era a terra in tutta Italia. La Lega aveva il 40% in un comune accanto a Pescara. La Lega ha vinto con il Montesilvano, ha vinto con il 70%, cioè delle cose pazzesche. Quindi il centrosinistra era fortissimo, il centrodestra era fortissimo, il mio risultato è stato eccezionale, ma era, diciamo, abbastanza chiaro che la vittoria non poteva esserci. Allora, la domanda inversa è: ti avrebbero candidato? Esatto, questo, in quel caso. Questa è la sfida che voglio lanciare, no? La prossima volta, no? Se i numeri saranno diversi, se il centrosinistra sarà a gonfie vele, avrà il centrosinistra, no? Perché poi diciamo quello che si vota, come dire, il nazionale tira sempre anche il locale, no? Se il centrosinistra è forte, forte anche in Abruzzo. Quindi al contrario, mi avrebbero candidata? Se non lo so, io penso di no. Se ci fosse stato realmente, francamente, da sedersi da qualche parte. Possiamo fare una scommessa, fra 3 anni si rivota, chissà, magari il centrosinistra sarà fortissimo e dubito che candideranno non me, perché magari sarò io a decidere di non candidarmi, ma magari candideranno un uomo. Francesca Carnoso, nell'esperienza di avvocato, esperta anche delle relazioni con le imprese e con esperienza anche sindacale, quali sono le problematiche più evidenti nell'ambito del discorso che stiamo facendo, problematiche, diciamo, al femminile, che ha incontrato nella sua carriera professionale? Ma sicuramente, sempre per rilassarci, perché questo discorso ha un filo di grande continuità, anche la prospettiva di genere è determinante quando si esercita un ruolo, ad esempio, di contrattazione, perché è necessario trasferire nelle pratiche contrattuali, negoziali, dei rapporti di lavoro, anche una prospettiva a tutela della condizione di genere. Non si possono scrivere buone politiche con un occhio chiuso, un occhio che rappresenta soltanto metà della società, e in questo senso penso che la pandemia, per quanto riguarda proprio il mondo del lavoro, il mondo della condizione lavorativa delle donne, abbia scoperchiato il vaso di Pandora e aggravando. Abbia rivelato aggravando quanto, certo, la situazione, certo. Assolutamente, dimostrando quanto anche culturalmente il ruolo di cura sia affidato alla donna. C'è un bellissimo articolo questa mattina sulla 27esima ora del Corriere, nell'arco della giornata la cura dei figli è affidata per 6 ore alla donna e per 2 ore agli uomini, ma questo è soltanto un aspetto, perché pensiamo quanto sia stato depotenziato il ruolo della donna nel lavoro rispetto anche alle protezioni contrattuali. Penso alle lavoratrici dei multiservizi, alle lavoratrici dell'appalto o alle lavoratrici che si occupano dei servizi ristorativi, dell'assistenza domestica. I numeri sono spaventosi: 444.000 posti di lavoro, 312.000 sono posti persi da donne che hanno fatto la scelta di ritornare a casa, e siamo ancora nella vigenza del blocco dei licenziamenti, che allo Stato è fino al 31 marzo, ma sappiamo, insomma, che probabilmente dovrebbe essere prorogato. Però rendiamoci conto anche di quanto la condizione della donna, al di là del fiume di sangue dei femminicidi che la pandemia ha sicuramente amplificato, ma quanto la condizione della donna sia poco rappresentata. E questo è il vulnus della politica che mi rende
stridente la rappresentazione della sinistra rispetto alla donna, cioè il legame di rappresentanza della condizione. Io vedo una sinistra che è chiusa nel palazzo, che fa bellissime iniziative con tante scarpe rosse, ma è chiusa con l'establishment e che non rappresenta più la condizione di bisogno, di necessità dei livelli più bassi, a partire proprio dal lavoro. Sì. Questa è un'opinione condivisa a quanto pare, dico sì perché vedo annuire le nostre ospiti, quindi essendo rappresentanti di quell'area, insomma, mi pare che condividiate anche questo. Si fa un gran parlare, lei ha detto belle iniziative, cioè, come dire, c'è questa patina, no, di gioia e di del va bene, dell'amore, della condivisione, però poi non lo so, è come se dall'altra parte ci fossero dei fatti, per cui la famosa autoreferenzialità della sinistra è possibile che non sia stata abbandonata del tutto? Io francamente devo dire che nei fatti, diciamo, rispetto alla destra non sono così d'accordo. No, nei fatti, nel senso della presenza delle donne. No, neanche in questo rispetto, perché poi è vero che ci sono più donne in questo momento, no? Che hanno più coraggio, diciamo così, nel candidare le donne, però dobbiamo vedere appunto se queste donne sono espressione di un uomo o no. Allora basta che ci siano donne, quello che dicevamo prima, certo. Se una donna va bene sempre, no, per me no, se una donna non va bene sempre. Allora, se è una donna che ha, prima Francesca Carnoso, l'avvocato Carnoso parlava di donne ancillari, a me non va bene che sia una donna ancillare, perché comunque non mi rappresenta quella donna ancillare. Quindi se il centrodestra mette tutte donne, ma sono tutte donne espressione di volontà e di uomini, non si può neanche dire che se le mette il centrodestra le donne sono ancillari, se le mette il centrosinistra non lo sono. No, assolutamente, diciamo. Sono d'accordo, no, lo dico in assoluto, cioè in assoluto non posso dire che tutte le donne, il centrodestra è più bravo del centrosinistra perché mette le donne, questo non lo posso dire. Il centrodestra sarebbe più bravo se mettesse donne tutte autonome e con un'idea, che ci sono nel centrodestra, assolutamente. Se quelle che mette sono tutte autonome e non sono espressione di, non sono, come dire, lo strumento di altri uomini, allora sono d'accordo con il dire che il centrodestra, dobbiamo imparare dal centrodestra. Francesca, però Montari, è da verificare. Ma allora io direi questo, che secondo me è un po' riduttivo, perché in entrambe le situazioni in Italia non raggiungiamo nessun livello di soddisfazione. No. Quindi il tema fondamentale, che è quello che dice Marinella, riguarda le donne, riguarda sia il centrodestra che il centrosinistra, che è il tema della cooptazione, cioè le donne vanno avanti perché scelte da un uomo. Questa cosa probabilmente c'è un livello di discussione più profondo nel centrosinistra, quindi noi facciamo anche più fatica a emergere, perché c'è invece uno scontro interno più forte, più vero. Esatto. Nel centrodestra probabilmente non c'è questo scontro, quindi c'è una maggiore accondiscendenza rispetto a questo. È vero anche, e io lo dico sempre, che noi dobbiamo accettare come il terreno di sfida il fatto che il partito più populista e più sovranista d'Italia è governato da una donna brava, cioè lontana da me politicamente, ma una donna brava, cioè quello è il terreno di sfida, cioè non che adesso ci sono due ministre di Forza Italia scelte da Berlusconi, cioè il terreno di sfida è che l'unica donna segretaria di un partito è una donna che si è conquistata con le sue manine. No. Il punto vero, secondo me, è quello che diceva Stefania, che c'è bisogno di una rivoluzione pacifica, fatta di fatica. Io voglio portare due esempi, che sono quello della sindaca di Ancona. Ce la facciamo in 30 secondi? La Mancinelli, due esempi. E la attuale presidente del consiglio dell'Emilia Romagna, che ambisce a fare il sindaco di Rimini, con grandissima fatica anche lei. Sono storie di fatica, ma che vanno portate avanti, esatto, con tutta la determinazione possibile.
Allora, è un argomento come tutti poi, no? Ma comunque questo forse più degli altri perché magari meno dibattuto degli altri, quindi che si presterebbe ad ulteriori approfondimenti. Un piccolo passo lo abbiamo compiuto in questa puntata dei Fatti e le Opinioni. Permettetemi di ringraziare Marinella Sclocco. Grazie, grazie a voi. Francesca Buttari. Grazie a voi, è stato un piacere. E Francesca Carnoso. Grazie molto. Ringrazio ancora anche Stefania Pezzopane che ha dovuto lasciarci per un altro appuntamento e ringrazio tutti voi per averci seguito e chissà, magari ne riparleremo con le donne e forse anche con gli uomini. È un buon auspicio. Arrivederci.